Salve amici e bentornati sul canale Facciamo un salto in libreria. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione grandissimo. Oggi siamo qui perché ho pensato di girare un bel video book haul. Ve ne avevo già parlato dei miei acquisti. Faccio vedere, questi sono gli ultimi arrivati in casa, cadono. E ho trovato un po' di tempo. Bimba permettendo, che si sta per svegliare, quindi spero di riuscire a girare comunque il video. E ve ne avevo già parlato, per cui ho detto perché no, perché non girare un video book haul, dato che alcuni libri mi sono veramente appena appena arrivati. E ho deciso di farmi questo regalo e ecco qui che inizia la mia carrellata di libri che mi sono voluta regalare e che spero di leggere, non dico tutti, ma insomma tra agosto e settembre spero di smaltire e di leggere. Allora, il primo che vi mostro è un bel mattone ed è già iniziato, 3, di Valérie Perrin. È la stessa autrice di Cambiare l'acqua ai fiori. Non ho resistito, l'ho preso dalla mia amica Federica della libreria Le Storie, che saluto. E per cui non ho proprio resistito, l'ho preso di impulso. Di che parla? È una storia di amicizia, non vi leggo la trama, vi do solo qualche indicazione, almeno su questo di libro, poi gli altri vediamo, forse qualche trama ve la leggerò. È una storia toccante, già dalle prime pagine i personaggi, non lo so, come li descrive lei, mi piacciono tantissimo, cioè riesce a farli diventare reali, non lo so, proprio sembra di conoscerli effettivamente. Abbiamo tre amici, due maschietti e una femminuccia, dico così maschietti e femminuccia perché sono amici da piccoli, quindi già dalle prime pagine si parla della loro amicizia quando loro sono piccolini, bambini. E mano a mano andando avanti nel libro si parlerà di questa amicizia, ma non è solo un libro che parla di legami amicali, legami familiari, d'amore, ma abbiamo anche una sorta di mistero da risolvere. Non è proprio un thriller a tutti gli effetti, però diciamo che c'è un po' da indagare su qualcosa di misterioso che accadrà, quindi diciamo che la Perrin ci vuole sorprendere con un qualcosa di diverso dal libro che le ha dato il successo, Cambiare l'acqua ai fiori, quindi vedremo, non ho voluto sapere troppo della trama, però l'ho appena iniziato e devo dire già mi sta piacendo molto. Allora, non so da voi, fa non caldo di più, infatti sto girando invece che nella mia solita location, nel mio studio con i libri, sto in salone perché è più ampio, è più grande il salone e forse è più fresco, quindi ho cambiato così. Questi video li voglio girare qui nel mio salone. Aria condizionata a palla e continuiamo con i nostri libri. I miei libri, l'autoregalo. E andiamo proprio con un libro che è stato candidato, ne hanno parlato tantissimo, ne hanno parlato tutti molto bene, qualcuno meno, e mi ha messo davvero curiosità. È stato candidato al premio Strega di quest'anno e parliamo dell'Acqua del Lago non è mai dolce di Giulia Caminito. Questa storia è una storia familiare, parla di una ragazza che vive in periferia, in una periferia del lago di Bracciano, che ci sono anche stata, lago di Bracciano, che dista un tre quarti d'ora, 50 minuti da Roma più o meno, e lei tutti i giorni comunque si sposta per andare a studiare a Roma. Nel libro lei è un'adolescente, quindi si parla del rapporto che lei ha con la madre, si parla del suo inserimento in questa scuola, se non ricordo male, e della sua vita nella periferia, diciamo così, nella provincia romana. È sicuramente un libro che voglio leggere, che mi interessa, ambientato in un lago, in una zona di lago, che io adoro i paesini che sono sui laghi, sono proprio innamorata dei posti di lago, quindi anche l'ambientazione ha il suo ruolo, è protagonista, quindi anche il lago.
e vediamo come è costruito questo personaggio. E ne hanno parlato davvero molto bene, vediamo un po' che cosa mi trasmetterà, se anche io lo valuterò un libro valido da consigliarvi o no. Ora ci spostiamo in Giappone, magari a poter andare in Giappone, ci spostiamo in Giappone perché ho voluto prendere, che era tanto tempo che li volevo prendere questi libri, dei libri di un autore, guardate che carina la copertina, poi a me il formato comunque flessibile mi fa impazzire, mi piace molto, Sotto il sole di mezzanotte di Keigo Higashino, Higashino, Higashino o Higashino, non so. E questo è considerato un grandissimo scrittore di thriller horror giapponese. E mi voglio approcciare a quest'autore. Quindi ho preso due, dopo vi parlerò dell'altro libro, due suoi libri tra i più noti, e ho detto approcciamoci a quest'autore, vediamo un po', vediamo di cosa parla. Questo è un thriller. Doveva essere un giorno di riposo per l'ispettore Sasagaki, invece è l'inizio di un caso investigabile. No, inestricabile, ok, che finirà per ossessionarlo per molto molto tempo. Il corpo di Kinara, stimato proprietario di un banco di penny, viene rinvenuto in un edificio abbandonato. Sdraiato su un divano, i capelli composti e il labbro elegante, come fosse addormentato, non fosse per quella chiatta di sangue in mezzo al torace, i sospetti ricadono di volta in volta sui suoi familiari. E quindi troviamo questo uomo che sembra addormentato, ma invece è stato brutalmente ucciso. L'ispettore indagherà, è un bel mattone, sicuramente sarà un libro denso e chi l'ha letto ne ha parlato bene, ne ho sentito parlare molto bene. Quindi dopo anni, perché questo libro non so quando è uscito, ma insomma, sono un po' di anni che è uscito, credo fosse uscito prima in copertina rigida, poi hanno fatto la versione più economica e flessibile, quindi dopo diversi anni finalmente è qui con me. Vedremo se mi piacerà. È sempre dello stesso autore, l'ho già iniziato e promette bene. Poi l'ho iniziato perché è scritto grande come piace a me. Promette già bene Il segreto del lago. Qui abbiamo diverse famiglie, vi leggo la trama. In vista dell'esame di ammissione a una prestigiosa scuola superiore, quattro coppie di genitori, quattro famiglie quindi abbiamo, decidono di trascorrere l'intera estate nella villa di uno di loro, dove un insegnante impartirà ai loro figli lezioni private. Un luogo apparentemente idilliaco, immerso nella natura, sulle placide sponde del lago Himegami. Eppure una strana atmosfera si respira dietro il regime di studio estenuante dei ragazzi e l'eccessiva coesione degli adulti. Ansia, adolescenti, coppie, legami familiari, legami amicali, ambientazione, anche in questo caso un lago. E vediamo un po' tra il lago di Bracciano e il lago qui del Giappone, quale dei due mi intrigherà di più. Comunque, ecco, questo è un thriller, sicuramente sarà appassionante. Io ho già iniziato qualche pagina, mi piace come scrive quest'autore e vediamo un po' se ve lo consiglierò a fine lettura. Sempre restiamo in Giappone con, finalmente è qui perché è tanto tempo che lo volevo prendere questo libro, di Natsuo Kirino, Le quattro casalinghe di Tokyo, strafamoso adesso in questa versione della Bit, se non erro era edito della Neri Pozza e poi Bit, che fa sempre parte della Neri Pozza se non sbaglio, la versione che fa in economica i libri della Neri Pozza a minor costo con le copertine così flessibili, se non sbaglio dovrebbero essere collegate queste due case editrici fanno insieme, insomma. Allora, questo romanzo sicuramente è sorprendente. Poi vi dirò qualcosa di più sulla Bit e sulla Neri Pozza. Allora, sì, infatti sto vedendo che tutti i libri di Natsuo Kirino sono stati editi tutti dalla Neri Pozza e qualcuno è stato, quelli più noti sono stati poi fatta l'edizione poi con la Bit. Di cosa parla?
Allora, qui abbiamo quattro casalinghe, quattro amiche. Una di loro, già dalle prime pagine, anche questo l'ho appena iniziato, ucciderà suo marito e si sfogherà, diciamo così, con le sue più care amiche. Diciamo, si confiderà, si sfogherà con loro, chiederà aiuto. E diciamo, anche questo è un bel mattoncino, sicuramente la storia prenderà delle svolte particolari, sicuramente ci saranno dei litigi tra queste amiche, ci saranno delle problematiche legate a questo omicidio, chissà se la protagonista verrà arrestata o meno, ma poi perché uccide suo marito? Sarà svelato nel libro o no? O sarà solamente superficiale la spiegazione di questo omicidio, perché a volte non sempre, e mi arrabbio anche quando accade, vengono spiegati bene nei thriller le motivazioni che spingono all'impulso dell'omicidio. Questa cosa non mi piace molto, perché magari tu devi scoprire chi è stato, scopri alla fine del libro chi è stato, qui lo sai all'inizio, chi è l'assassino, ok, è tutta un'altra cosa questo testo, questo libro. E poi, se tu leggi dei thriller che devi scoprire chi è stato l'assassino, alla fine del libro la motivazione è o è banale o non è ben spiegata. Invece a me colpiscono molto, piacciono molto i libri dove si va a scavare tanto a cercare di capire il perché alcune persone hanno questi impulsi così aggressivi, tali da togliere la vita ad un altro essere umano, a spiegare il perché, a sviscerare le motivazioni. Mi piace, cioè non mi piacciono i gialli thriller dove scopri chi è stato, punto. Quindi vedremo un po', sicuramente ne hanno parlato molto molto bene, sicuramente qui avremo una panoramica anche di quattro donne completamente diverse tra loro. Ambientato anche questo in Giappone, poi fanno le casalinghe, quindi mi ispira anche la loro vita, insomma, da casalinghe giapponesi, e vedremo un po' come sarà. Ne hanno parlato benissimo, benissimo. A me la scrittura piace perché ho iniziato a leggere, poi ho abbandonato, ma lo voglio riprendere. Sempre della stessa autrice, Grotesque, vi ricordate, l'avevo iniziato, quindi anche questo è sicuramente un libro che devo riprendere a leggere, perché purtroppo a volte capita, metto a posto i libri altrimenti ecco stanno cadendo, a volte capita che magari inizi un libro, ti piace, ti prende e poi per varie motivazioni lo abbandoni, almeno a me capita. Allora, poi abbiamo, spingiamo un po' l'aria, altrimenti mi congelo. Rebecca Kaufman, La casa dei Gunnar. Questo è il primo libro di questa autrice. Io ho già letto con piacere l'altro libro, La casa di Fripp Island, e quindi adesso, no, la casa là, oddio, era sempre la casa, sì, La casa di Fripp Island. E questo è La casa dei Gunnar, il primo che ha scritto. Di cosa parla? Alice, Jimmy, Lion, Mickey, Sam e Sally. Da bambini erano inseparabili, avevano trovato scampo alla solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York, prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il quartier generale delle loro avventure. Quindi anche qui è una storia di amicizia fin da bambini. A 16 anni, però, di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto del gruppo, che da lì a poco si è poi sfaldato. Più di 10 anni dopo, gli altri cinque amici si ritrovano proprio al funerale di Sally e non continuo. Anche qui abbiamo una storia di amicizia, una storia amicale, un mistero da risolvere e non vedo l'ora di leggerlo perché mi piace particolarmente questa autrice. Sono anche molto belle queste copertine che sono della Big Sur. E devo dire complimenti anche alle copertine, anche l'altra mi era piaciuta molto. Mi piace tanto davvero come scrive, le sue descrizioni, ti trasporta per mano, proprio nelle atmosfere che lei sa creare molto bene. Ultimo libro, e questo è delizioso, guardate che bella la copertina, della Oscar Fabula, sempre Oscar Wilde.
magnifici loro, fanno delle cose straordinarie, e di T.J. Clune, La casa sul mare celeste. Allora, La casa sul mare celeste è sicuramente un libro sia per ragazzi che per adulti. Leggiamo un po' di cosa parla. Si è piegata la quarta di copertina. Allora, perché si è rovinata da sola? Va bene. Linus Baker è un assistente sociale impiegato al Dipartimento della Magia Minorile. Il compito che segue, con scrupolosa professionalità, è assicurarsi che i bambini dotati di poteri magici, cresciuti in appositi istituti in modo da proteggere quelli normali, siano ben accuditi. La vita di Linus è decisamente tranquilla, per non dire monotona. Vive in una casetta solitaria in compagnia di una gatta schiva e dei suoi amati dischi di vinile. Tutto cambia però quando inaspettatamente viene convocato nell'ufficio della suprema dirigenza. Quindi un fantasy, un libro sicuramente d'evasione per ragazzi ma anche per adulti, quindi mi aspetto avventura, belle emozioni, bei personaggi, chi l'ha letto ne ho sentito parlare sicuramente molto bene e non vedo l'ora, ecco, di approcciarmi a questa lettura. Poi La casa sul mare celeste, la mia prima figlia, la maggiore, quindi non so. Ci sono alcuni libri dove magari nel titolo oppure all'interno c'è un personaggio che si chiama Celeste, io lo compro. Adesso c'è anche Matilde, quindi farò anche scorta di libri dove nel titolo o all'interno c'è qualche protagonista e si chiama Matilde. Per cui ho questa cosa, diciamo, di collezionare un po' anche libri dove i personaggi si chiamano come le mie bimbe. E nulla, mi piace poi tanto la copertina, vediamo un po' questo quando lo leggerò. Questo mi ispira più per settembre, magari, anche perché leggere tutti questi libri tra agosto e settembre sarà molto complicato, già lo so. Però magari proviamo, non è detto che insomma inizi un libro e lo finisci immediatamente. Magari non è il momento giusto, magari non ti piace. Fatemi sapere voi se ogni volta che acquistate, prendete dei libri, in automatico li iniziate, li finite, li leggete anche se non vi piacciono. Fatemi sapere questa cosa che mi incuriosisce moltissimo. Io vi mando un bacione grandissimo, come sempre, e vi invito ad iscrivervi al canale perché ci siamo quasi ai 1000 iscritti, quindi non vedo l'ora di fare un bel video per ringraziarvi tutti per questo traguardo, per cui aiutatemi ad arrivare ai 1000 iscritti. Per cui, se ancora non vi siete iscritti, fatelo, attivate la campanella e lasciatemi sotto nei commenti se anche voi avete fatto dei begli acquisti, cosa state leggendo e se avete letto qualcuno di questi libri di cui vi ho parlato oggi. Vi mando ancora tanti saluti, un bacio grandissimo e ci vediamo prestissimo per un nuovo video.